raggiunto il 4.3 della scala, non so se Ritter o l'altra, comunque mi ha detto il 4.3, ha detto prendete le decisioni che ritenete opportuno, non pare che ci siano da parte chi ha verificato, vigile del fuoco, enti di competenza, che ci siano delle situazioni di pericolo in questo momento e neanche è successo qualcosa di particolare. Ha detto di stare in allerta, eventualmente ci fosse, perché nessuno può prevedere altre cose, in questo momento nessuno può prevedere. Non ci sono stati sicuramente, non ci sono stati, chiamiamoli, danni gravi, ecco, sostanziali, nessuno può prevedere. Io credo che potremmo entrare mantenendo l'allerta alta, perché altrimenti non c'è soluzione. Non mi stanno dicendo che ci sia situazione di pericolo. Questo mi ha telefonato il prefetto adesso e quindi credo che prendere la decisione di rientrare sia quella che sia giusta con le dovute precauzioni, che se eventualmente accadesse, voi sapete che se accade un terremoto prima di tutto è uscire più veloce possibile, tutti voi lo sapete, ma eventualmente mettersi sempre vicino ai muri maestri e mai al centro delle camere, questa è una cosa importante. Cortesemente, scusi, non in cortile, perché molti... La zona sicura sarebbe questa, ma nell'emergenza qualvolta uno si trovasse nel cortile o se si trova fuori non deve andarsi a mettere sotto quel cordicione come qualcuno faceva, perché è la stessa cosa come stare dentro, quindi la situazione corretta è quella che siamo dentro. Quindi questo è un luogo sicuro. L'utenza, sì, da noi prime cose può entrare l'utenza. Adesso io direi che sulla base della telefonata del prefetto, che ha sentito tutti gli organi competenti, dice potete rientrare, non ci dovrebbero essere altre scosse. Queste sono le previsioni, altre cose io non... Nicola Giordano, assessore del comune di Villar Perosa. Allora, nel primo pomeriggio di oggi c'è stato un terremoto. Cosa è successo nel suo comune? Ma semplicemente erano le 14.31, io personalmente ero in ufficio, stavo lavorando e abbiamo sentito proprio un colpo molto deciso, molto forte, non un crescendo, proprio una specie, una piccola esplosione, e è durata 5-6 secondi, abbastanza poco, però a un certo punto si è proprio cominciato a muovere l'edificio, allora tutti i miei colleghi, con i miei colleghi siamo usciti in strada e nel frattempo erano usciti tutti i villaresi in piazza, perché la scossa è stata decisamente violenta, breve ma proprio un colpo, come se fosse scoppiata un tubo o qualcosa. Comunque non ci sono danni al momento, non si registrano danni o feriti? Nessun danno, l'unica piccolissima segnalazione è che ho contattato l'oratorio, che c'è l'estate ragazzi adesso, ci sono 150 bambini lì nell'oratorio, per sapere che fosse tutto a posto, e ci sono alcune crepe nel salone, quello del teatro, quindi alcune crepe si sono un pochino riaperte, è venuto giù qualche pezzetto di intonaco, ma insomma proprio cose marginali. Quindi tra breve ci sarà una verifica statica dell'immobile? Esattamente, in serata sicuramente andremo a dare un'occhiata e verificheremo se ci sono danni seri o comunque niente di grave sembra, nulla da segnalare di particolarmente grave.